Grazie. Grazie a tutti. Siete veramente meravigliosi, voi siete dei guerrieri, anche sotto questo sole cocente siete ancora qua ad ascoltarci. Io sono davvero molto orgogliosa di essere qui e sono orgogliosa di potervi guardare negli occhi e di sapere che siamo uniti in questa battaglia per la libertà. Sì, per la libertà, perché sappiamo tutti che dietro la diffusione di questo modello, di queste reti 5G, c'è l'imposizione di un modello di società aberrante, completamente robotizzata, dove l'essere umano viene sostituito dalle macchine, dove verrà controllato ogni comportamento, ogni pensiero, chi frequentiamo, il nostro conto corrente. Il 5G serve a fare in modo che possiamo diventare sempre di più un semplice anello di un ingranaggio infernale che viene gestito dalle grandi multinazionali e dalle lobby, dalle potentissime lobby finanziarie che sono pronte a sostituirci come se fossimo un prodotto scaduto qualora avessimo la brillante idea di alzare la testa e di rivendicare i nostri diritti, le nostre libertà ed una vita che sia realmente umana. E questo governo sta spalancando le porte a questo modello di società, sta spalancando le porte al modello cinese, alle multinazionali cinesi, ma noi siamo altro, abbiamo un'altra cultura, abbiamo un altro modo di vivere, di esistere. Ma non solo questo governo, anche questa Unione Europea sta spalancando le porte a questo modello di società, perché nell'ultimo recovery fund che ci viene venduto come se fosse ora la panacea di tutti i mali, ma sono finti aiuti, ebbene viene scritto nero su bianco che questi soldi che noi prenderemo in prestito servono per la rapida diffusione delle reti 5G. Investimenti nell'intelligenza artificiale, nella cybersicurezza e nella costruzione di un'economia basata sui dati. Un'economia basata sui dati che serve per controllare le nostre vite. Anche questa città non è da meno. La sindaca Raggi, nell'ultimo anno e mezzo, ha installato 700 nuove antenne, di cui 316 antenne 5G. Ma a fronte di questo sappiamo tutti noi che ci sono stati 600 sindaci eroi che hanno detto no, perché il 5G è una scelta politica e questo va detto. Ci sono voluti 30 anni perché si scoprisse che il tabacco fa venire il cancro e ognuno di noi può raccontare la propria esperienza familiare di sofferenza, di un amico, di un parente ma morto di cancro. E allora ci vorranno altri 30 anni perché ci vengano a dire che le reti 5G fanno male sulla pelle dei nostri figli? E poi c'è chi dice che il progresso non si può fermare, che lo sviluppo non si può fermare perché è nella natura delle cose. Allora io a costoro voglio porre questa domanda che per me è cruciale. Tutto ciò che è tecnicamente possibile e anche moralmente lecito, l'arroganza dell'uomo fino a che punto può arrivare? L'etica, la democrazia, le libertà che sono state conquistate con il sudore e il sangue dei nostri nonni, hanno ancora un valore o siamo destinati a diventare degli esseri umani come delle macchine in nome di questo cieco progresso? Guardate che è in corso una battaglia epocale e il 5G è soltanto lo strumento per imporci questo modello, un modello in cui bisogna correre, andare sempre più veloci. E beh, bisogna andare veloci perché non bisogna pensare, non bisogna avere una coscienza critica, perché così ci dimentichiamo chi siamo, perdiamo senso nelle cose che facciamo, ci dimentichiamo anche la nostra identità come popolo.
E poi dobbiamo essere anche competitivi, non solo veloci, ma competitivi. Dobbiamo farci la guerra gli uni contro gli altri. E poi dobbiamo avere paura. Paura di mettere al mondo figli, paura del futuro, paura di perdere il lavoro e anche, ora anche paura di abbracciarci. Ma noi siamo oltre le nostre paure, perché la nostra vita è sacra e siamo tutti chiamati a cose grandi e a vivere nella gioia, ma non nella paura. Allora, cari amici, è il tempo storico del coraggio, di mettere il cuore nelle nostre scelte, anche nelle nostre scelte quotidiane e nelle nostre battaglie. Per cosa? Per una nuova umanità, che non è un ritorno al passato, che non è assenza di tecnologia, è tutt'altro, ma è porre l'uomo con la sua dignità, con le sue libertà al centro, e anche la natura, il rispetto della natura, al centro di qualunque scelta, e dove la tecnologia è al servizio dell'uomo e non il contrario. E allora io vado alle conclusioni e vi dico che per fare tutto questo non basta dire stop 5G o non vogliamo quel modello di società. No, non basta. È necessario e dobbiamo avere la forza e la determinazione di nutrire profondamente una visione diversa di mondo. Dobbiamo uscire dalla prigione dell'idea dell'impossibilità o soltanto essere intrappolati in ciò che non vogliamo. Dobbiamo nutrire profondamente questa visione diversa e dobbiamo essere uniti nelle battaglie come lo siamo oggi. Allora io per questo vi invito tutti a partecipare il prossimo 10 ottobre alla Marcia della Liberazione a Piazza San Giovanni, a Roma, dove ci sarà anche l'alleanza Stop 5G. Una marcia per la liberazione, per dire che un popolo si sta risvegliando, che è pronto ad unirsi, per andare oltre il neoliberismo, per chiedere che ci sia più Stato e meno mercato, perché i beni pubblici ritornino agli italiani, e per il rispetto della Costituzione, di questa nostra meravigliosa Costituzione. Per questo, come Comitato della Marcia della Liberazione, invito a votare no al prossimo referendum del 21 settembre. Vi invito a collegarvi alla nostra pagina Facebook, al nostro sito marciadellaliberazione.it, e invito artisti, partite IVA, lavoratori autonomi, artigiani, piccole e medie imprese, chiunque ha a cuore questo paese, questo meraviglioso paese, a unirsi a noi. Invito le donne, noi donne abbiamo un compito grande in questo momento, generiamo la vita e siamo chiamate a difendere questa vita. Quindi mi appello a voi, a tutte le donne, anche quelli che ci stanno seguendo, uscite dalle vostre case. Questa è una battaglia per il futuro dei nostri figli. E allora io concludo dicendo che vi aspetto il 10 di ottobre a Piazza San Giovanni. Vorremmo che i 1000 rivoli sparsi in Italia si unissero per diventare un grande fiume in piena che diventerà inarrestabile. Vi ringrazio, restiamo uniti e restiamo soprattutto umani. Grazie. Grazie a Tiziana Alterio.